Uno dei concetti di Ascanio importanti da assimilare quando fate prestigiazione è la parentesi di dimenticanza. Che cos'è la parentesi di dimenticanza? Detto in soldoni, in parole povere, che è una cosa che si raggiunge con la sensibilità. Dovete, per quanto possibile, allontanare causa-effetto. Sia, per quanto possibile, nello spazio che nel tempo. Ma questo arriva con la sensibilità, soprattutto quando si parla di tempo, non dovete allontanarle, cioè con la sensibilità capite quanto tempo devono essere lontane, perché se le allontanate troppo nel tempo, entrate in un'altra cosa di Ascanio, che lui chiamava la parentesi invece anticontrasto, che è deleteria e negativa per il prestigiatore. E tutto si riconduce alla definizione che Ascanio dava di un effetto magico. Cioè, quando gli si chiedeva di definire che cos'è un effetto magico, ci sono mille definizioni, interpretazioni, e Ascanio, perché gli serviva per sviluppare le sue teorie, l'effetto magico non è altro che il contrasto tra una situazione iniziale e una situazione finale. Quasi tutti gli effetti magici hanno questo contrasto di situazione, tipo assemblea, il trionfo. Situazione iniziale, carte tutte mescolate, situazione finale, tutte dritte tranne quella scelta. Qualunque cosa, assemblea di assi, situazione iniziale, quattro assi in quattro posti diversi, situazione finale, tutti riuniti in un unico posto. Qua tutti i giochi di prestigio, bene o male, hanno dentro questo contrasto. Anelli cinesi, se avete presente, si incatenano. Iniziale, situazione iniziale separati, situazione finale incatenati. Tutti i giochi hanno questo contrasto. Quindi la parentesi anticontrasto, che cos'è? Se voi dilatate troppo nel tempo causa-effetto, troppo, c'è il rischio che la gente non si ricordi più la situazione iniziale. Non ricordandosi più la situazione iniziale, quando vedono quella finale, non vivono il contrasto. Quindi non vivono più l'effetto magico. Questo è uno dei motivi per i quali, se voi avete una presentazione molto parlata, tipo vi piace fare una presentazione con le carte, dove c'è una carta scelta, ma volete parlare dell'origine delle carte da gioco, per esempio. Molti fanno l'errore di far scegliere la carta, farla rimettere e poi partono con la... perché non sapete se, non so se sapete che le carte arrivano dalla Spagna, poi dalla Spagna sono arrivate... Dopo 3 minuti di persone normali, chi si ricorda la carta? Se voi avete mai fatto magia a un pubblico normale, voi gli fate scegliere una carta. Dopo 20 secondi, che carta era? L'otto di alberi, il 7 di pini. Quindi, per esempio, già lì è sempre chiedersi perché è giusto e sbagliato. Potete fare tutta l'introduzione, le carte arrivano, poi fate scegliere una carta. Quindi evitate la parentesi anticontrasto. Invece la parentesi di olvido, cioè di dimenticanza, serve per dissociare causa e effetto, per rendere più forte. L'azione in transito è un'altra cosa che poi vediamo, sempre un concetto di Ascanio. Ma invece la parentesi di dimenticanza, vi faccio un esempio banalissimo per farvi vedere la totale diversità emotiva che uno vive. Effetto semplicissimo: carta scelta, giro una carta, non è quella scelta, la trasformo in quella scelta. E metto sia parentesi di dimenticanza, sia nel tempo che nello spazio, no? Quindi è la più efficace in assoluto. La mossa però è identica, per farvi vedere proprio la differenza. Quindi prima faccio il prestigiatore alle prime armi, supponiamo carta scelta donna di quadri. Il metodo che ho deciso di eseguire per fare l'effetto è doppia presa, non è la carta si trasforma. Il metodo che ho scelto è questo. Quindi donna di quadri, controllo la carta in cima, dico allo spettatore, ok, basta un gesto magico, la tua carta sale. No, ah, perfetto, e diventa la tua. Questo è un modo, è il modo meno efficace di poterlo fare. È un modo che abbiamo fatto tutti, me compreso. Già aggiungo un piccolo ritardo, tipo, la carta sale. No, ah, che carta era? Donna di quadri. Ah, perfetto, questa è la donna. Vedete che già un po' cambia, è più magico. Adesso aggiungo anche lo spazio, cambierà completamente. Quindi dico, però gesto magico e la tua carta arriva in cima, 3 di fiori. No, ah, non è 3 di fiori? Porca. Che carta era? Donna di quadri. Vabbè dai, basta girare in questo, no, di quadri, no, da questa parte, scusami. E diventa la donna di quadri.
cambia tutto. La tecnica è identica. Questo a me è capitato, cioè appunto di fare proprio questo identico effetto, però facendo appunto questo gesto, questo mi hanno detto la carta è truccata. Come te la gestisci? La fai controllare e poi ti dicono però... Allora, qua rientra un po' il personaggio, il prestigio e via dicendo. Soprattutto all'inizio, quando si è giovani, la gente trova più scuse, cioè deve darsi una spiegazione. Quindi se tu hai vissuto questo problema più di una volta, devi risolverlo prima. Sì. Quindi, qualunque modo, fai controllare le carte. Non è mai bello andare diretti, secondo me. Cioè, mai dire, to, controlla che non siano truccate. Farle mescolare prima del gioco? Mescola, guarda che ci siano tutte. No, cioè, ognuno poi si trova la sua. Però gliele fai anche perché fai magari toccare. Non ci pensa nemmeno. Esatto. E quindi gli dai un dubbio in più. Gli aggiungi un pensiero che... Però se quando hai questo problema, cerca di risolverlo prima. A volte lo puoi dire nella presentazione. Cioè, ci sono i prestigiatori che usano, dipende dal personaggio sempre, delle carte truccate, tipo Preverino, che ce le ha tutte segnate, soffiano e cambiano, però come puoi vedere non è così. Dipende sempre dove vuoi andare. Però notate, adesso la cosa importante che lo fa notare, è la differenza sostanziale. Penso che si sia vissuto totalmente un altro effetto. Perché ho allontanato causa-effetto, cioè causa è doppia, girata sul mazzo e poi cambia, sia nel tempo, usando il discorso di chiedere il nome della carta dopo e questa gag, e nello spazio, la percezione finale degli spettatori. Gli spettatori vanno indietro nel ricordo, è più facile andare indietro per immagini che per concetti. Quindi vanno indietro per immagini, ma l'immagine prima che cambiasse era la carta qua, le mie mani libere e il mazzo molto lontano. Poi faccio quello che devo fare, cambia. Vanno a casa, dovrebbero andare a casa con il ricordo, io abbia fatto vedere la carta qua, la carta si è cambiata qua, non c'è il mazzo vicino, il mazzo era qua 10 secondi prima, è molto difficile che lo associino al mazzo, quindi è molto più forte la magia. E notate che è più forte semplicemente cambiando il discorso della parentesi, non la tecnica. Questo è molto importante da ricordarsi, la tecnica è identica, quindi non mi sono complicato la vita tecnicamente per renderlo più veloce, più efficace. Ho solo spostato dei tempi. Altro esempio, quando lavoro molto spesso usavo il doppio taglio invece, paradossalmente, perché quando lavori ti senti più sicuro che fare il salto, ma lo cambiavo totalmente, mettevo queste cose più alte che vedremo, ma intanto usavo la parentesi e via dicendo.